Buongiorno amicissimi, buongiorno, buongiornissimo da Melone Rasplaia. No, siamo invece a Playa dell'Ingles, scherzetto. Buongiorno al nostro Angelo De Rosa, Maria Pinto, Silvana Rezza, buongiorno, Luciano Matruzzi, Fabrizio Tumolo. Roberto Molino, buongiorno. Pecar Sandro, ben arrivato. Alessandra Fischetti, Antonio Giannone, Michela Del Rico. John Anton Platon, buongiorno Enrico, buongiorno a te. Gibellini Tiziana, Marinella Marasca. Martino Del Santo, buongiorno Martino. Monica Marletta, Paolo Giulietti, ciao Paolo amico mio. Massimo Roberto Lomuscio, Gianni Valicella. Maria Pinto, ciao Enrico, ciao Maria, un grande abbraccio. Cassandro che dimostra sempre il suo affetto nei nostri confronti, Vito Maccaddino, Giorgio Bonacina, Maurizio Lanzillo, eccolo arrivato. Maccaddino, Vito Maccaddino, credo sia più giusto. Massimo Roberto Lomuscio, Vito Maccaddino, buongiorno, buongiorno a te, Vito. Buongiorno da Playa dell'Ingles, ragazzi, oggi siamo al mare, siete pronti? Avete messo la crema? Una bella spalmata di crema perché ci bruciamo oggi. Oggi pienone da tutte le parti e pensate, sono solo residenti. Non abbiamo come caldina l'acqua oggi. Incredibile, stupendo, bellissimo. Guardate le onde del nostro oceano. Marco Paolo Oddo, buongiorno Enrico e buon fine settimana a te. Ho le chiavi elettroniche dell'auto in tasca, non vorrei che qualche onda designasse il mio rientro a casa a piedi. Carmen Dotta, buongiorno ragazzi, buongiorno Carmen, un piacere vederti in diretta. Maria Pinto, ciao Tiziana, i nostri amici si salutano e a noi invece salutano le onde dell'Oceano Atlantico. Ormai le Canarie per molti di noi sono cosa di tutti i giorni, cosa quasi abituale. Non dico che possa essere noiosa perché chiaramente il contesto non lo permette, il contesto in generale, cioè tutto al di fuori che noia, se si ha voglia di vivere, se si ha voglia di fare qualche cosa di interessante. Però ovviamente le persone collegate nuove, perlomeno le persone che si stanno collegando in questi tempi e appunto persone che hanno iniziato a seguirci da poco, vedranno queste immagini con un grandissimo piacere, ma credo che il piacere sia un po' per tutti, francamente, poter vedere con i vostri occhi queste onde oceaniche. Siamo abituati, ok, ci siamo abituati, ma in realtà questo è l'Oceano Atlantico. Queste isolette, le Canarie, sono ubicate nel bel mezzo dell'Oceano Atlantico e questo, contrariamente a tanti commenti che cercano un po' di mettere queste Canarie in difficoltà, appunto, raccontando magari le loro esperienze, ovviamente le esperienze di ognuno lasciano il tempo che trovano sulla massa, però dobbiamo assolutamente dire che sono meravigliose. Allora, Federico Martinez, dopo 5 giorni torno finalmente a vedere la diretta, non la differita.
La sera tardi, vedi la differita la sera tardi, ma per noi è un grandissimo piacere, amico mio, che tu segua le nostre dirette e che tu possa vedere in realtà, in diretta, come lo dice la parola stessa, tu possa vedere cosa noi nella semplicità facciamo alle Canarie. Allora, Gianni Scorzelli, ciao Presidentone, degli in poco, ciao amica mia. Pegaso alato, mi sto commuovendo a rivederla, ma guarda, ti dirò, nei vari periodi di andata e ritorno tra Italia e Canarie, soprattutto i primi tempi si gioca un po' a rimpiattino, francamente quando pensavo proprio a questa zona, la zona dei miei bagni pomeridiani, proprio questa zona, proprio dove stiamo camminando ora e da dove stiamo trasmettendo, ovviamente la malinconia mi assaliva parecchio. E siamo sempre qua in tua compagnia, dice Nadia Boscolo, anche se sarebbe meglio con i piedi in acqua. Ci sono io per tutti voi, garantito. E non è, ed è un, come posso dire, un buon modo di dividere con voi un momento così simpatico, così bello. E detto, tutti i ragazzi stanno giocando, tutte queste Canarie popolate da persone assolutamente anziane, io non le riesco più a vedere. Insomma, noi rispondiamo un po' a botta botta. Ecco il nostro Thomas Miglia, che è alias Piero, che appunto è alla regia dagli uffici di Melonera Splaia, dagli uffici di Vivere alle Canarie. Oggi ha un alias come gli altri giorni, abbiamo avuto problemi tecnici, ma è la stessa identica cosa. Il nostro Piero è sempre con noi appunto per rispondere laddove io non riesco ad arrivare, essendo ovviamente al sole e al vento e immerso in queste acque fantastiche. Allora, Marino San Pietro, buongiorno Marino, Danilo Zulian, buon sabato a tutti. Leggo un po' di messaggi, ragazzi. Anna Belfiore sta guardando. Gemma Mattesini, ciao Gemma. Gibellini Tiziana, io tra poco con Pablo bagno sole ad Arinaga. Buon bagno, amica mia. C'è anche Carlotta questa mattina con un'amica proprio ad Arinaga. Gianni Scorzelli, Graziella Ballarini, ciao Graziellona, degli in poco. Vediamo se mi è scappato, che onda, grrr, purtroppo dopo 5, vente vedere, ecco qua, ci siamo tornati al messaggio del nostro Marino San Pietro con tanti cuoricini. Io ricordo in primis il numero di Pierangelo, al 373-774-2186, per cui al 373-774-2186 potete telefonare al nostro Pierangelo per prenotare le vostre vacanze, prenotare una perlustrazione, per venire a capire effettivamente queste famose Canarie che ormai hanno, come posso dire, cavalcato l'Italia da gli Appennini alle Ande, come si diceva una volta. In realtà le conoscono tutti, e però ben pochi, nonostante quello che si dica, che la presenza di italiani è massiccia, eccetera, e comunque ce ne sono, non si può dire di no. Bisogna però tenere conto che tantissime persone non le conoscono, sono magari abituati ad andare a fare vacanze in altri luoghi, paragonando le vacanze canarie con la vita normale, ci sta. Cosa vuole dire questa frase? Se io paragono il periodo estivo in Italia per una vacanza, vado a cadere in costi molto alti. Io alle Canarie posso fare le vacanze in qualsiasi momento dell'anno, paragonando i costi che verrò a trovare esattamente con quelli di casa mia e non con quelli di una zona
come posso dire, turistica o estremamente turistica, perché se andiamo sull'estremamente turistico, non so, Porto Cervo potrebbe essere una di quelle, la costiera amalfitana, Forte dei Marmi, insomma ci sono delle zone dove in realtà ci vogliono tanti tanti soldini in tasca. Allora, vediamo un po' i messaggi. Antonella Ruatta, buon pomeriggio, eccovi, Piero ci dava appunto i dati di quanti italiani in realtà ci sono. Marco Paolo Oddo, Playa dell'Ingles, sempre stupenda, già stato due volte, come dice il proverbio, non c'è il 2 senza il 3, ma sono assolutamente sicuro. Fatti vedere, eccoci qua, diciamo, ce l'abbiamo fatta, eccoci qui, buongiorno. Ho il filo delle cuffie corto perché abbiamo ovviamente il rumore dell'oceano, il rumore di un po' di vento, non c'è tantissimo vento, però sapete benissimo che la voce dell'oceano è piuttosto forte, questo oceano si vuole far sentire, è lui il protagonista della diretta di oggi e di quasi tutte le dirette che appunto ho il piacere di poter condurre insieme a Piero da Gran Canaria. Ritorniamo a guardare le immagini, ecco, del nostro mare, delle persone che si stanno divertendo. Che macio, dice la nostra degli Impoc, ti stai sbagliando, ho inquadrato qualcun altro per sbaglio. Allora, Enrico, 4 giorni e siamo lì. Danilo Pedone, assolutamente, manca pochissimo, il 2 arriverai. Allora, Anna Bresciani, spettacolo, Danilo Pedone, John Anton Petto, oggi alta marea, sì, alla mattina, adesso la marea cala verso le 17:30, i bambini ovviamente stanno giocando ma mi fanno il bagno, questo sta veramente rompendo le tasche. Quando ci vuole, faceva apposta. Vabbè, si deve divertire anche lui, va, con un piccolo terreno, una casetta senza lussi. Donatella Sarto, c'ha un piccolo terreno, una casetta senza lussi. Ah, la casetta la decidi tu, senza lussi alle Canarie è normale, nel senso che del lusso non gliene frega assolutamente niente a nessuno. Chi viene alle Canarie e vuole vivere nel lusso va nei grandi alberghi, hanno comunque prezzi tra virgolette modici, non paragonabili a chi risiede o chi imposta il proprio periodo in modo residenziale, e sapete benissimo come funziona, vi ho spiegato molte volte, ma in realtà i lussi non sono necessari, cioè non vengono neanche valutati. Un piccolo terreno si può trovare, dipende dove, certo in questa zona non lo trovi, è deserto del Sahara, credo che nemmeno il presidente americano possa comprare un terreno in questa zona, bisogna andare all'interno, sicuramente escludiamo Playa dell'Ingles o dell'Ingles perché terreni nulla, potremmo trovare qualcosa al Tablero, però sono già lottizzati e lì in realtà qualche eurino in più glielo dovremmo dare, ma ci sono tantissimi posti, cioè possiamo salire a Montagna Ladata, possiamo andare verso Santa Lucia, alle spalle di Vicendario, a Ghimes, Ingegno, dove vive Piero, insomma ci sono tantissime zone, la possibilità c'è. Bisogna vedere perché tantissime volte abbiamo acceso contatti con persone che veramente erano interessate a quello che tu stai dicendo, però con 5.000 euro in tasca, nonostante io rispetti anche l'euro, cerchiamo di capirci, ma con 5.000 euro in tasca ti fai una vacanza un po' lunga, bella, vai al ristorante tutte le sere, ma non puoi parlare di comprare e poi di costruire. Capisci? Per cui hai ovviamente oggettivamente un percorso anche economico da sostenere, mi sembra comunque di non dire nulla, di non, come posso dire, di non ovvio, ecco, guardate,
E oggi oceano, è azzurrissimo, ha dei colori meravigliosi, nonostante questa mattina c'era un accenno di calima. Infatti il cielo non è turchino come lo era ieri durante la diretta di Claudio. Donatella, sarto Enrico, ho una casa di 180 metri quadrati quando la vedo il giorno do, quando la vendo il giorno dopo parto, ma sono perfettamente d'accordo con te, Donatella. Assolutamente, cioè se hai case in Italia e hai intenzioni di fare un cambiamento, vendi. Purtroppo l'immobiliare in Italia per una serie di condizioni, il denaro non gira, non ci sono denari, per cui l'immobiliare è crollata, ti daranno un po' meno. Ci sono anche di mezzo speculazioni in tutta questa, in tutto questo giro, ma nel momento in cui non ci sono contanti in giro, bisogna un po' difendersi, ognuno alla fine va a pensare a quello che le interessa di più. Siamo perfettamente d'accordo. L'Italia la conosciamo tutti, è inutile in ogni momento. Quando mi vengono fatti raffronti durante le dirette o durante le telefonate che noi riceviamo, vengono fatti dei raffronti che è facile, come posso dire, immediatamente abbattere, perché non esiste un raffronto, nonostante le Canarie non siano, come posso dire, il Bangladesh e gli abitanti delle Canarie siano con l'anello al naso. Qui avete assolutamente tutto. Per avere assolutamente tutto bisogna ovviamente che ci sia uno Stato che faccia pagare le tasse. La cosa bella è che effettivamente vengono pagate le tasse, però vengono anche fatte per la gente determinate, come posso dire, determinate manutenzioni, determinati piani di riammodernamento. Il riammodernamento in realtà avrebbe bisogno di una nuova fase. Sicuramente dopo il coronavirus verrà discussa da parte del governo delle Canarie, verrà discussa una nuova situazione dove francamente avremo la possibilità di poter iniziare a crescere nuovamente. Maurizio Lanzillo, ciao Piero, allora. C'è il nostro regista, c'è, si chiama Thomas Milian, è con l'Alias. È da 2 anni che pensiamo seriamente alle Canarie, ormai è deciso. È un altro tipo di vita, è tutto un altro tipo di situazione, come posso dire, non è impossibile. Assolutamente, se si ha avuto la possibilità di vederle, di conoscerle, si sa esattamente di cosa si potrà fare alle Canarie, in che maniera poter vivere, a che costi, eccetera, eccetera. La cosa che evidenziava ieri durante la diretta Claudio, e anche lui appunto ne parlava, è che moltissime persone, ma veramente molte persone, chiedono una serie di informazioni infinite, ma non sono mai state le Canarie. Chiaro che le nostre informazioni le diamo volentieri, non abbiamo nessunissimo problema a dare tutte le informazioni che le persone vogliono, siamo anche soggetti a contestazioni, nel senso che magari il nostro punto di vista non è il punto di vista di tutte le persone che ci stanno ascoltando, però noi siamo qua sempre in grado di confrontarci appunto con voi. Comunque, ripeto, venite a fare una settimana, le vacanze da qualche parte andrete a farle, vi garantisco che fare le vacanze alle Canarie ha un costo assolutamente inferiore di quello di andare nei periodi estivi in Italia, in qualsiasi luogo. Per cui venire alle Canarie e venire a godersi uno spettacolo di questo genere in qualsiasi posto tu sia alloggiato, con qualsiasi agenzia tu sia venuta. Se vuoi venire con noi, sappi che noi abbiamo i pacchetti pre-trasferimento, i pacchetti vacanza, i pacchetti trasferimento. Esiste un pacchetto che costa 1.499 euro,
Ovviamente è da valutare perché luglio e agosto i voli aerei saranno più cari. Pierre al 373-774-2186 risponde proprio per andare a trovare insieme a voi il periodo migliore e magari con 1.499 euro poter arrivare alle Canarie con volo aereo, transfert aeroportuale, casa, auto, 2 giorni di guida e una consulenza in ufficio, dove magari cercare un attimino di capire qualche cosa in più rispetto a quello che ho potuto vedere in spiaggia, ho potuto vedere a bordo piscina, eccetera, eccetera. La consulenza in ufficio è molto, molto, molto importante, soprattutto per chi ha intenzioni serie di trasferimento, in quanto andremo a scremare tutte le notizie che così si possono avere al bar, al ristorante, al bordo piscina, in spiaggia, soprattutto da italiani che non me ne vogliano, assolutamente, cioè io apprezzo moltissimo le informazioni che si danno, però tantissime persone ne avrebbero bisogno loro di informazioni piuttosto che dispensare a destra manca informazioni sbagliate che poi ci mettono in condizione di lavorare 3 volte tanto per andare a ripulire tutto ciò che in realtà era errato e rimettere tutto a posto a livello appunto di informazioni. Non sono informazioni assolutamente pilotate perché non c'è nessun ritorno economico sulle informazioni. Noi non siamo pagati dalle Canarie, ve lo dico molto sinceramente, noi siamo un'agenzia che vive con le vacanze e con gli appartamenti, ha una serie di servizi. Noi siamo specializzati nel trasferimento, siamo in condizione di darvi il volo aereo di modo che voi chiudiate casa e riapriate casa qui esattamente come l'avete chiusa in Italia, valutando tutto ciò che deve essere spedito, come spedirlo, cosa vi serve, dove andare ad abitare, a che prezzo, eccetera, eccetera, eccetera. Oggi con internet si hanno una serie di notizie e di indirizzi per fare tutto ciò, però insomma cerchiamo di fidarci di chi ha una visibilità ormai giornaliera da anni, come vivere alle Canarie. Stiamo parlando di cose serie, anche là dove andare a raccontare come poter vivere alle Canarie ai nostri amici, insomma, bisogna avere una ottima capacità di analisi, soprattutto per quello che riguarda l'amico che ci troviamo di fronte, perché dobbiamo poi alla fine cercare di consigliarlo e consigliarlo per il meglio in base alle sue possibilità economiche. L'economia ovviamente esce sempre, è assolutamente impossibile che in un mondo civilizzato del giorno d'oggi si possa evitare l'economia e si possa vivere così in qualche maniera. Allora, Veronique Galbi di Malta sta guardando. Ciao Veronique, Maurizio Lanzillo. Enrico, ma quelli sono tuttologi? Sì, quelli sono proprio tuttologi. In realtà ci fanno lavorare veramente molto. A me dispiace soprattutto per Piero e Claudio. Io, ok, dopo con il tour, tu Maurizio ne sai benissimo. Con il tour io faccio in fretta le cose, ho la possibilità di fartele vedere dal vero. Già dopo la prima mezz'ora passata insieme godiamo di una fiducia reciproca, di una simpatia reciproca, per cui tutto diventa più facile. Per Piero e Claudio, qui chiaramente dai nostri uffici, quando arrivano persone che magari hanno, dopo averci contattato e aver capito qualcosa, tutto quel qualcosa è stato messo in discussione appunto da questi tuttologi, è chiaro che dopo loro in ufficio, poveracci, si devono rimboccare le maniche e cercare di mettere una pezza, non tanto, perché io lo dico sempre, perché ogni tanto noi, tra virgolette, cerchiamo di raddrizzare un po' i commenti, i messaggi, ciò
ciò che ha da dire la gente, perché laddove c'è verità ben venga, ma laddove la verità non c'è si rischia anche di mettere in pericolo persone che pensano veramente con quattro soldi di potersi trasferire alle Canarie e fare la vita dei nababbi. La vita dei nababbi, se vuoi, la puoi fare, però comunque un minimo di economia, un minimo di reddito lo devi avere già. Teniate conto che per diventare residenti ovviamente c'è la necessità di avere un reddito, e insomma qui la diciamo tutta, cioè possiamo ascoltare tutte le informazioni che vogliamo, possiamo sentire tutte le idiozie che in realtà si possono sentire, però ci sono delle regole che ti danno comunque dei parametri, e per venire alle Canarie e diventare residente alle Canarie ovviamente siamo obbligati ad avere un reddito. Allora, Gibellini Tiziana, fatto datevi, loro mi sono fidata, con la mia vita è più bella. Ok, allora, Aldo Poderi, condivido pienamente. Rossella Folli, buongiorno. Sì, ma fate un tuffo. Allora, io il tuffo lo farei sinceramente, però ti do anche l'indirizzo dove spedirmi il telefono. Mi compri un bel telefonino, ti dico io, guarda, ma vai tu a caso, un iPhone 10, un iPhone 11, non c'è nessun problema, in Caie Lopez Ordugna, al 14, in Arinaga Playa, 35 110 8, e io mi faccio il tuffo, non c'è nessunissimo problema. Sai quanti telefoni ho rovinato io per fare il bagno in acqua mentre faccio le dirette? Vai a vederti le dirette che abbiamo fatto anche con Gianni dai Mosconi eccetera. Però ragazzi, tra occhiali e telefoni ce ne ho lasciati un mare. Allora, noi ci siamo trovati bene, il nostro Marino San Pietro e i nostri amici che appunto stanno testimoniando. Vedi, Thomas Million, no, il cellulare no, vedete che lui ne sa qualcosa di tutte le problematiche che si creano durante le mie dirette, per cui ragazzi, passeggiatina tranquilla, proprio da pensionare, come si dice a Milano, e intanto ce la godiamo, è uguale, no? Ragazzi, siete a un metro da questa bellissima vista, guardate che fantastiche le onde, cioè proprio le correnti oceaniche danno un'onda che è completamente differente rispetto ai nostri mari, tra l'altro bellissimi, cioè questa è un'identità, è l'identità di come le correnti e come un oceano si muove. Allora, T9, impazzito, intendo fidarvi di voi. No, no, ma lo sappiamo, Tiziana, che tu ti fidi di vivere alle Canarie. Tu puoi scrivere quello che vuoi, perché tanto non ci crede nessuno, tranquilla, sanno benissimo che siamo amici, per cui no problem. Allora, per cui ieri, proprio ritornando al discorso della diretta di Claudio giustamente vi faceva presente che è meglio fare un viaggetto, è meglio venire a vedere cosa vuol dire vivere alle Canarie. Hanno, come posso dire, 100.000 fisionomie. Uno è dovuto alla zona dove tu ti vuoi andare a trovare, andare a vivere, andare a fare le vacanze, insomma tutto quello che vuoi, perché puoi stare al nord dove hai molto più verde, le montagne sono completamente verdi, hai un mare un po' più forte rispetto a quello del sud e un clima assolutamente differente, ma in realtà nulla da dire. Cioè, se io ho intenzione di venire a trasferirmi alle Canarie e andare al nord, dove il clima magari è un attimo più fresco, dove mi piace stare in città, perché ovviamente la zona nord è la zona di Las Palmas, ti trovi
senza nessunissimo problema di fronte a una serie di servizi e a una serie di, come posso dire, di abitudini da cittadino, da vita cittadina. Già l'abbigliamento è differente al nord, vedi già più persone con la giacca e cravatta, ci sono più professionisti, gli uffici sono tutti là, gli ospedali importanti sono tutti là, insomma ci sono una serie. Allora, Antonio Genovese, siete gli unici di cui fidarsi, Enzo Longo, grazie amico mio, Chiappini Paola, Fabio Pieralisi. E poi senza il cellulare di Enrico come facciamo a seguire le dirette? Esatto, infatti se ne rovino un altro ancora dopo la lunga schiera di telefonini rovinati. Ricordate che proprio l'altro giorno abbiamo dato vita alle dirette con una nuova apparecchiatura, proprio nuova fiammante, dove non riuscivo a vedere i commenti, se ricordate. E per cui bisogna stare un po' attenti. Invece, ritornando al nostro discorso, per quello che riguarda il sud, abbiamo un motivo, come posso dire, fortissimo che ti porterebbe a trasferirti. L'estate non caldissima, con quell'umidità italiana, eccetera, eccetera, uso il paragone tanto per farvi capire, qui non c'è quella forte umidità, non c'è quella bassa pressione, quell'afa, cioè qua assolutamente non esiste. Può fare caldo, però è lo stesso identico caldo che c'è in inverno, quando appunto in Italia fa molto freddo. Si equivalgono molto i climi. La differenza durante l'escursione termica cambia. Chiaramente in inverno, nel momento in cui il sole va via, e questo tardi perché al limite del presto, qua fa buio alle 6:30, 7:15, ovviamente non alle 4:30 come in Brianza, insomma, ecco. Sì, è vero, io posso garantire che come loro, allora, io ringrazio tutti gli amici appunto di, come posso dire, che ci supportano e rilasciano appunto testimonianze positive nei nostri confronti. Io ringrazio tantissimo, anche perché non c'è nulla di scontato. Magari cercando di fare il proprio lavoro si ha sicuramente la possibilità di sbagliare qualcosa, non si riesce a accontentare tutti nello stesso modo, magari non siamo nemmeno in grado di capire tutti o avere tutte persone che si vogliono far capire. Ve lo ricordavo, ve lo raccontavo all'inizio della riapertura dopo il Covid, vi raccontavo che appunto ci sono nuovi prodotti che sono stati messi in campo da noi di Vivere alle Canarie, che uno di questi prodotti è una conference, cioè la possibilità, senza buttare troppo denaro, la conference comunque costa, sono conference in 3 giorni, per 3 appuntamenti giornalieri distinti si avrà la possibilità di poter già avere a disposizione uno di noi per chiedergli qualsiasi cosa. Non fateci però fare scena muta, nel senso che spesso durante queste conference siamo noi a dover partire e raccontare dalla A alla Z. Voi segnatevi, proprio l'altro giorno una carissima amica, la nostra Katiuscia, vedevo che si era segnata tutte le domandine e io ho risposto a tutte le domande che la nostra amica si era appuntata. In realtà spesso questo non avviene, va benissimo, per l'amor di Dio, non è assolutamente un monito, io capisco, però è nel vostro interesse avere la possibilità di usufruire di queste conference. Vuol dire che non vado a spendere dei soldi per andare in un posto che magari scopro che magari non mi interessa, perché come io dico sempre, se sono un raccoglitore di funghi e voglio venire a lavorare alle Canarie, diventa molto 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 dura. Allora, si sta da Dio, l'ho provato. Allora, ma le dirette da Fuerteventura non le fate più?
Buona serata, baci Daniela. Allora, oggi non l'ho ancora detto, però è una notizia che do tutti i giorni, cioè la ripeto, la conoscono tutti, questa è una frase che è andata a noi a tutti, però David, che trasmette da Fuerteventura, dove noi normalmente lavoriamo ancora, per cui se non ci sono le dirette da Fuerteventura, non c'è nessunissimo problema. Noi lavoriamo a pieno con Fuerteventura, assolutamente senza problemi. Ma David in Italia, David era partito proprio prima del lockdown del Covid e non ha più potuto rientrare. Per cui stiamo aspettando le riaperture, l'inizio dei voli proprio per ricevere i nostri amici che vengono alle Canarie, ma tra questi anche il nostro David che ricomincerà a fare appunto le dirette da Fuerteventura. Infatti la nostra Ale aveva già risposto. Allora, fate anche voli 730, lì come si chiama? Federico Martinez. Fate anche voi il 730? Sì, certo. È una dichiarazione dei redditi. Cioè, no. Allora, il 7, ho capito. La dichiarazione dei redditi italiana è il 730. Ci vuole Piero qua, il sostitutivo del 730. Praticamente Piero è la dichiarazione, dei redditi che farebbe il pensionato che supera le 22.000 euro, perché alle Canarie, se tu non superi le 22.000 euro di reddito, pensionistico, insomma, di quello che vuoi, in realtà non hai bisogno di fare la dichiarazione dei redditi. Ecco perché fino a 22.000 euro i pensionati non pagano tasse qua. Non è esclusivamente mirata ai pensionati, ma io l'ho detto più volte, noi usiamo questa frase: sei un pensionato, fino a 22.000 euro ti porti il tuo lordo che diventa netto alle Canarie. In realtà la vera regola, ancora più forte, ancora più sicura, ancora più certa, è che fino a 22.000 euro non hai l'obbligo di fare la dichiarazione dei redditi, e non facendo la dichiarazione dei redditi tu non paghi tasse. Allora, Davide a Roma, Gibellina e Tiziana, se non superi i 22.000 euro non paghi. Allora, no, se non superi i 22.000 euro non paghi nulla. Ecco dove è effettivamente l'arcano. Chiaramente la spieghiamo molto bene questa cosa per i pensionati, che sono i più interessati ovviamente, perché nel momento in cui io non arrivo a 22.000 euro. Certo che se però io ho una pensione che supera i 22.000 euro e defiscalizzo le Canarie, vengo a guadagnarci un botto lo stesso, perché nei casi più, come posso dire, più disperati, io ho visto pagare la metà dell'Italia, mai di più della metà di quello che si pagava in Italia come tassazione sulla pensione. Spero di essere stato chiaro, eh. In Canaria si chiama modello 100, ecco, perfetto. Cioè, la dichiarazione dei redditi che si va a fare di base senza essere professionisti, perché poi in Italia ce ne sono diverse, c'è il 101 per i dipendenti, il 730, il 740, insomma, ce ne sono un po' di modelli, perché poi ci sono tutti quelli nuovi arrivati con la TARSU, insomma. La TASI, chi più ne ha più ne metta, onestamente non li ricordo più neanche. Qui paghi una cosa e hai pagato più o meno tutto, non è tanto problematico e tanto difficile la gestione come in realtà purtroppo lo è in Italia. Noi non puntualizziamo sempre che facciamo dei paragoni con l'Italia perché noi siamo ovviamente italiani, senza nessun problema saremmo ancora a lavorare in Italia, cioè probabilmente non avremmo nemmeno rischiato
se di andare altrove, se in realtà la nostra condizione professionale, che poi è quella che traina l'economia di tutto, se la nostra situazione professionale fosse stata una condizione che ci permetteva di svangarla, insomma, di tirare la giornata. Così in realtà non è più, in Italia non si riesce più, per quello che riguarda me, anche l'altro giorno vi dicevo. Come nel tentativo di rialzarmi, di cambiare attività, di gestire diversamente, di rimodernarle, mi sono dissanguato, anche perché quando vai a fare un'operazione di restyling o insomma, comunque devi sempre dare un botto di soldi allo Stato. E questa, in realtà, amici miei, è un po', come posso dire, la realtà di come mai non si riesca più a lavorare serenamente in Italia. Io non dico che non si riesca, però non devo essere miliardario per poter gestire una salumeria o per poter fare il calzolaio o per poter, non lo so, vendere i gomitoli di lana. Insomma, se sono miliardario probabilmente. Attenzione, ricordiamoci che però tutti questi servizi che stanno cambiando e stanno venendo a calare, tutti in favore della grande distribuzione, in realtà erano servizi importantissimi per la gente anche a livello di risparmio, perché prima si riparava. Per esempio, una delle poche attività che ancora funziona dove si ripara è il calzolaio e la sarta. Il resto ormai ti si rompe una cosa, la butti, ti cade per terra il cellulare, vai e lo butti. Dopo vi lamentate che ci sono cinesi da tutte le parti, l'unico a un prezzo modico. Chi ti ripara un telefonino è il cinese, cosa volete? Siamo andati verso questa, come posso dire, verso questa realtà. Ecco, qui siamo ad Anexodos, vedete quell'albergo, l'albergo in fondo, il classico pino che domina. Questa è proprio la zona di Anexodos. Oggi è pieno fino in fondo, fino a Sant'Agostino. Chiaramente lo schermo vi dà l'idea di vedere piccolo, 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 piccolo e non riuscite ovviamente a mettere a fuoco. Io che sono accecato con gli occhiali, Luciano Matruzzi. In Italia più che altro ti mangi i nervi. Vi parlo proprio in maniera, come posso dire, serena, senza nessunissimo problema. Scusate, mi è arrivato uno schizzo. Non voglio fare raffronti Italia, non voglio fare raffronti Canarie, non voglio fare raffronti di nessun tipo. Io mi racconto volentieri, non si riesce, non riesce a venirne a capo. Qualsiasi cosa hai intenzione di fare, con i tuoi soldi, attenzione, perché io sono d'accordo che se tu utilizzassi dei denari dello Stato, magari devi andare a sopportare determinati costi perché hai usufruito di quelli. Ma io mi sto muovendo con i miei soldi, non sto chiedendo niente a nessuno, non ti sto chiedendo il reddito di cittadinanza, non ti sto chiedendo degli aiuti. Però tu, Stato, che non vuoi fare niente per me, almeno fai delle regole giuste nei confronti degli istituti di credito. Cioè, io ho un'attività. Se ho le garanzie e sono a posto, fai sì che mi vengano dati dei soldi. Le garanzie vuol dire una buona condotta, vuol dire un'attività che sta funzionando come posso dire, nell'autonomia del momento, con i risultati del momento. Insomma, però non devo avere 80 appartamenti da 1 milione di euro l'uno. Per ricevere 20.000 euro a tassi da strozzinaggio dalla banca. In realtà i tassi da strozzinaggio non ci sono più, ma anche perché non danno più i soldi. Allora, noi storicamente abbiamo avuto, vi parlo degli anni 84, 85 fino al 90, addirittura sui fidi o su praticamente l'uscita dai conti, cioè quando vai in rosso, abbiamo provato a pagare un passivo anche del 40%,
che superava il Plain Ray Tabby. Cioè, vi garantisco che io negli anni 90 ho denunciato il credito italiano. Cioè, cercate di capire voi, effettivamente, nonostante in tempi non sospetti, dove comunque il lavoro girava, e lì ci abbiamo lasciato un po' di soldi tutti, però, perché proprio perché girava, tutti per il valore di un euro ce ne chiedevano 10. Infatti, prima si parlava di immobiliare, ma le case erano cresciute a dismisura, il prezzo del lavoro era cresciuto a dismisura, insomma c'erano una serie di condizioni effettivamente anche di credo di esagerazione un po' da parte di tutti. Non voglio chiamarla speculazione perché mi dispiace, ma sostanzialmente credo che in realtà fosse proprio questa. Piero, io incluso ho dato mandato ad Enrico. Giorgio Simona Margaroli, ma bellissimo da sfruttare permanentemente, buttati anche tu in acqua. Non lo posso fare, non lo posso fare, ho un telefono che ha 3 giorni di vita, giuro, lasciatemelo almeno, come posso dire, godere un'altra settimana, ma poi io il bagno lo faccio, Cioè, ragazzi, come io poso il telefono e voi non mi vedete, io mi faccio una bellissima nuotata, garantito, cioè, non bel bagno. Allora, Luciano Matruzzi, ok, grazie. I pezzi degli appartamenti comprendono anche luce, gas, eccetera, se sono con una camera da letto. Se hanno una camera da letto sono gasto se incluido, per cui utenze incluse, escluso internet, attenzione. Invece se la casa che andrete ad affittare ha una, escluso è la vacanza, attenzione, cioè no, nella vacanza escluso il wifi, avete la vostra casa normale, eccetera, eccetera, pagherete quello che vi è stato chiesto, che avete chiaramente accettato, e per il periodo di vacanza è vacanza, ma se voi decidete di venire a vivere appunto alle Canarie, la casa fino a una camera da letto avrà le spese incluse. Invece da una camera da letto in poi, per cui da 2 camere da letto in poi, le spese sono a parte. Questo come posso dire, è il metro normale. Poi se gli siete simpatici al proprietario, ma è difficile, anche perché difficilmente voi saprete chi è il proprietario. I proprietari si affidano alle agenzie, magari li trovate al bar, parlate con loro tranquillamente, bevete il caffè e non sapete effettivamente che è quello il proprietario di casa vostra. Questo alle Canarie è decisamente un classico. Vediamo gli altri messaggi. Gino Capretti sta guardando. Ciao Gino, Ivana Maria, eccomi in ritardo. Ciao Enrico, buongiorno a tutti. Per cui credo di avere risposto anche alla domanda del nostro amico che chiedeva appunto notizie sul gastos. Vedete, le Canarie, non finisco e non finirò mai di dirlo, la loro vera bellezza va letta nella semplicità. In realtà non hai bisogno di particolari sfarzi, non hai bisogno di particolari lussi, che devi trovare in questa dimensione, cioè bisogna capire se è la tua dimensione, che poi il volere troppo, il volere sempre porta, come posso dire, a una forma di insoddisfazione costante. Non bisogna entrare in questo vortice, perché dopo non ci basta più niente. Già l'Italia, nonostante tutte le difficoltà economiche, nonostante tutto, però se notate, pompa la grandissima, compra da questa parte, fai quello, ti obbliga a quell'altro. Cioè proprio il sistema
A parte le pubblicità dei prodotti, però mettono l'obbligo del bancomat e guadagneranno le banche, mettono l'obbligo di avere una zavorra attaccata all'auto esterna e guadagneranno le persone che fanno questo tipo di lavoro. Cioè, è abbastanza complicato. In realtà uno Stato intelligente, uno Stato che funziona, deve valutare anche questi monopoli e deve anche valutare al limite dei finanziamenti. Se tu mi chiedi di rifare totalmente l'impianto elettrico di casa mia, non mi obbligare, basta. D'accordo, casa mia è vecchia, casa mia può avere tutti i problemi del mondo, però in realtà dammi insomma degli aiuti. Adesso gli esempi sono dei miei classici esempi semplici, in modo che fanno capire in realtà cosa non funziona. Magari non ci rivediamo tutti, non ci rispecchiamo tutti in questi esempi, però sono significativi, cioè fanno ben capire che tipo di situazione ci siamo venuti a trovare appunto in Italia. Le Canarie sono diverse, non sono posti da capricci, sono posti da presa visione di quello che io posso essere. Se non mi trovo bene, come è giusto, come tantissima gente fa, come tantissima gente ha sempre fatto, dalle Canarie, ovviamente me ne vado. Non è, come posso dire, discutibile la cosa, in un senso le persone che ci vogliono venire ci stanno bene e le persone che ci vogliono venire poi non ci stanno bene. Non è discutibile né una parte né l'altra, ognuno si deve identificare in qualcosa e in quel qualcosa deve trovare un modo di stare bene, senza però, riflettendo alle esasperazioni, riflettendo sulle problematiche in realtà che questi ultimi anni ci hanno portato dove ci hanno portato. Cioè, non vado a rifare ancora l'elenco di tutte le situazioni che in realtà potrebbero essere migliori in altri posti, Canarie comprese. Allora, Emanuela Costanzo sta guardando, ciao Mano, la nostra preziosissima Mano si è collegata per vedere anche lei il mare. Lei ce l'ha a 2 metri perché è una collaboratrice importantissima che appunto vive qui a Campo Internazionale, per cui sicuramente dopo aver sistemato per bene le sue figlie e dato 2 sberle a Stefano, altro collaboratore importantissimo di Vivere alle Canarie, verrà al mare appunto per abbronzarsi. Stefano è suo marito, ovviamente. Allora ragazzi, abbiamo fatto una bella passeggiata oggi, ci siamo visti Playa dell'Ingles, abbiamo camminato in questo mare incredibile, insomma abbiamo messo un po' a posto l'Italia, abbiamo messo un po' a posto le Canarie, adesso ci manca di mettere un po' a posto l'Europa, nessun problema. Vi ricordo che sono importanti questi documenti, sono importanti perché noi rispondiamo a tutte le vostre domande. Se alla fine della diretta vi vengono in mente cose che non avete chiesto, segnatele su un pezzo di carta, perché domani succederà la stessa identica cosa, non ve ne ricorderete. Da questa spiaggia piena di belle ragazze e di bei ragazzi, perché ci siamo accorti che in realtà la gioventù è tantissima alle Canarie, ognuno ci lega quello che vuole, ognuno sogni quello che vuole, però vi posso garantire che alle Canarie si sta benissimo. Domani abbiamo la diretta da Arinaga, ringrazio ancora perché la diretta domenicale è una delle dirette, come posso dire, più difficili, perché tutti eravate impegnati in altre attività, è diventata una delle giornate più forti. Non facciamo altro che vedere la quotidianità, vedere la playa, vedere la gente che vive ad Arinaga, i miei vicini di casa, i miei paesani delle Canarie. E domani chiacchiereremo, ce la prenderemo con comodo, ci metteremo seduti sotto la palma, insomma, beremo un caffè assieme.
Per cui mi raccomando, non mancate, cercate di essere tutti presenti e ancora di più, in modo che facciamo una bella diretta della portata delle altre dirette domenicali. Io ringrazio sempre tutto, ringrazio Ale, Maurizio, Sandro, Roberto, eccetera, eccetera. Ringrazio ovviamente Thomas Millian e Piero per il supporto. E un grande abbraccio al mio amico Paolo Giulietti e a tutti gli altri amici. Noi ci vediamo domani. Ciao ragazzi, una buona giornata da Playa dell'Ingri. Vi faccio vedere ancora un po' il mare. Ragazzi, un po' di cuoricini, un po' di mi piace, vediamo salire verso il cielo tutti questi cuoricini. Thank you.